possiamo iniziare questo evento stamattina. Io ringrazio Antonio Bruno Colossio per averci invitato a questa kermesse che rientra all'interno, fa parte di una kermesse molto più vasta che ha come titolo Primavera Americana a Decollatura sul filo di ordine e caos. Noi abbiamo pensato, quando ci siamo visti nella fase organizzativa con il professore Colossio, abbiamo pensato di intitolare il nostro incontro Van Gogh e le stelle, come dire, l'arte di Van Gogh e le stelle. Nel primo incontro in presidenza il professore Barozzi ha detto: io parlerò un po', cioè dirò ai ragazzi che non c'è distinzione, e questo lo sapevamo, tra cultura umanistica e cultura scientifica. Allora, la Pramanta è un'associazione che si occupa prevalentemente di astronomia e di arte. Abbracciamo la cultura a 360 gradi perché abbiamo una sezione filosofica all'interno. Il nostro interesse comunque finale è quello di fornire soprattutto agli studenti, ai ragazzi, ai giovani, ai cosiddetti giovani, quelli che saranno poi le forze del domani, strumenti di conoscenza e strumenti di criticità. Quindi non vogliamo dare lezioni a nessuno, ci mancherebbe altro, ma fornire solo dei supporti che vi possono far pensare e ragionare su quelle che poi sono le condizioni, gli elementi della vita quotidiana. Il professore fa riferimento a Van Gogh. Pensate Van Gogh, che è stato l'anticipatore dell'espressionismo. Quando lui cominciava a dare queste pennellate forti e si distanziava un po' dall'impressionismo e dava questi colori e anche la rappresentazione di queste stelle, no? Non più puntiformi, qualcuno gli dava dell'astratto, dove astratto significava pazzo. In realtà noi, grazie a Marco, oggi scopriremo come questo tipo di astrazione folle riportasse a delle strutture del cosmo invece molto concrete che vanno al di là del primo sguardo. Quindi io semplicemente ringrazio Marco e ve lo passo, così ci dirà lui. Grazie ragazzi. Allora, un'arma dei conferenzieri è quella della captatio benevolenzi, cioè, e allora inizio subito per dirvi che anch'io ho fatto lo scientifico e sono fiero di averlo fatto. Allora, ci sono due piani sui quali parlerò. Il primo, quello più immediatamente visibile, come si vede anche dalla slide di presentazione: Van Gogh e il cielo tra astronomia e arte. Quindi noi guarderemo il rapporto che esiste tra l'arte di un grande pittore dell'Ottocento e l'astronomia, cosa che sembra abbastanza strana, poi cercherò di dimostrare che invece è una cosa che c'è stata effettivamente. Il piano più elevato, che è il sottofondo a quanto vi dirò, è questo: esiste un non esiste anzi una scissione, non esiste una soluzione di continuità tra i vari campi dell'umano. La scienza è un aspetto del agire dell'umano nel mondo, così come l'arte, così come la letteratura. Troppo a lungo ci è stato detto che gli scienziati erano una cosa e gli artisti erano un'altra, che l'esperienza basata sul linguaggio, ad esempio, logico-formale della matematica, era completamente diversa dall'esperienza basata su un piano estetico, ad esempio, del godimento di un'opera d'arte. Non è affatto vero. Questa è la tesi di fondo che cercherò di illustrare in questa breve presentazione, mettiamola così, chiacchierata. Allora, incominciamo col dire che con due frasi di un altro solitario. Van Gogh è un solitario, anche un altro solitario però molto importante, Marcel Proust. Ecco. Questa è la prima riflessione che voglio sottoporvi, e anzi mi piacerebbe che qualcuno di voi potesse, magari volesse, commentare questa frase.
soltanto grazie all'arte, anziché vedere un solo mondo, il nostro, lo vediamo moltiplicarsi. E quanti più sono gli artisti originari, tanti più mondi abbiamo a disposizione, diversi gli uni dagli altri, più di quelli che girano nell'infinito, e che, molti secoli dopo che si è estinto il focolare da cui emanavano, si chiamassero Rembrandt o Vermeer, ci inviano ancora il loro caratteristico raggio di luce. È tratto dal Tempo ritrovato, che è l'ultimo volume di quella serie di testi scritti da Marcel Proust, che è la ricerca del tempo perduto, che è uno dei capolavori del Novecento. Allora, cosa dice Proust a proposito dell'opera d'arte? Che innanzitutto è uno specchio che riflette il mondo, ma lo moltiplica. Noi, quando, attraverso un'opera d'arte, abbiamo la possibilità di ampliare la nostra realtà, la nostra esperienza. La seconda parte dice un'altra cosa: l'opera d'arte è memoria, ma memoria, non memoria offuscata. Noi, grazie all'opera d'arte, stiamo cogliendo ancora, ad esempio, quella straordinaria luce che colpisce il viso della lattaia di Vermeer. Questa è un altro dei meriti dell'opera d'arte. Questa è la prima riflessione. Seconda, sempre dallo stesso libro, l'opera d'arte parla in modo diverso a ciascuno di noi. Un altro grande pregio dell'opera d'arte non è che è un messaggio univoco, non è che la comunicazione avviene semplicemente tra un artista, un autore ad esempio, e il fruitore o il lettore. In realtà l'opera d'arte parla a tutti i lettori, a tutti i fruitori. In realtà ogni lettore, qui sta parlando di libri, ma la cosa va benissimo anche per un quadro, In realtà ogni lettore, quando legge, è il lettore di se stesso. L'opera dello scrittore è solo una specie di strumento ottico offerto al lettore per consentirgli di discernere ciò che forse, senza quel libro, non avrebbe potuto intravedere in se stesso. Quindi un'opera d'arte permette anche di guardare dentro noi e parla a ciascuno di noi in modo diverso. Ognuno ha un'esperienza dell'opera d'arte diversa da quello che può essere un altro. Dipende naturalmente dal fatto che noi siamo diversi l'uno dall'altro, ma anche perché l'opera d'arte ha questa capacità di parlare a ciascuno di noi. E questo è, diciamo, un prologo filosofico, diciamo, a quello che vi esporrò ora. Come si legge un'opera d'arte? Probabilmente queste cose le avete fatte in storia dell'arte. Abbiamo diverse maniere di guardare un quadro o una scultura o apprezzare un altro tipo di opera d'arte e visuale. Il classico approccio è quello iconografico. Questo artista cosa ha rappresentato? In quale maniera? Con quale luce? Eccetera, eccetera. Con quale tecnica? Nel Novecento è nato un altro approccio. Attraverso la scuola di Abi Warburg, per chi magari ha un'esperienza in questo campo, l'approccio iconologico, cioè non si guarda solo l'opera d'arte come opera d'arte che si presenta a noi, non guardiamo solo la carta geografica che ci descrive monti, valli, fiumi, paesi, guardiamo anche il perché la carta geografica è fatta in tal modo. Quindi abbiamo un approccio, se vogliamo, più geologico, è una carta geologica. Perché il fiume si dirige a est e non a ovest? Perché in quel punto incontra una formazione rocciosa che ne ostacola il passaggio verso ovest e quindi il fiume va verso est. Allo stesso modo guardiamo l'opera d'arte attraverso la sua storia e la sua immersione nel contesto sociale, economico, politico che e c'era quando è nata. Quindi guardiamo la genesi, il contesto, la sua diffusione,
perché è nata, chi ad esempio nell'arte rinascimentale molte opere d'arte dipendevano da un committente, c'era una persona che diceva all'artista fammi una natività, fammi una deposizione, e anche questo è importante per saper cogliere l'opera d'arte. C'è poi un approccio tutto moderno, che è l'approccio scientifico. Ormai si usano strumentazioni tecnologiche e scientifiche, basate naturalmente su studi scientifici, che sono estremamente complesse per poter valutare un'opera d'arte. Ad esempio, si può guardare un quadro ai raggi X e vedere i successivi rifacimenti che possono essere stati fatti dal pittore prima di arrivare all'opera definitiva. Si può, ad esempio, attraverso uno studio accurato, come avviene in certi quadri di Caravaggio, scoprire come faceva a ottenere quella determinata luce di taglio che illuminava i soggetti principali del quadro con un fondo buio. Sono tutti approcci che si possono fare per un'opera d'arte. L'approccio che noi adesso adotteremo è un approccio di quest'ultimo tipo, è un approccio scientifico, in particolare che riguarda l'astronomia. Parleremo di Vincent van Gogh. Allora, vi risparmio una biografia accurata, vi faccio notare queste cose. Allora, innanzitutto data di nascita e di morte, perché dobbiamo contestualizzare l'artista. È nato ed è morto praticamente nella seconda metà dell'Ottocento, 1853-1890. Nella sua, quello che conosciamo di Van Gogh è moltissimo dovuto alle lettere che scriveva quasi quotidianamente al fratello Theo. Noi per ogni o per gran parte delle numerose opere che ha iniziato a fare, alla tarda età di 28 anni ha cominciato, e la maggior parte le ha fatte negli ultimi 3 anni di vita, ma la descrizione di cosa provava quando lui faceva queste opere le dobbiamo alle lettere che scriveva al fratello Theo. Abbiamo solo un buco di qualche anno, quando entrambi vivevano a Parigi, si vedevano direttamente e quindi non avevano bisogno di scriversi. I luoghi. Van Gogh ha vissuto in moltissimi posti. Era nato in Olanda, ha vissuto a L'Aia, poi a Bruxelles, ancora in Olanda, Anversa, Parigi, poi nella Francia meridionale, Arles, assieme a Gauguin, poi vedremo un attimo un episodio, Saint-Rémy de Provence è la sede di un manicomio, perché era stato rinchiuso anche in un manicomio, e Auvers-sur-Oise, che era una cittadina nei pressi di Parigi, dove era andato a vivere col fratello alla fine. Caratteristiche della vita di Van Gogh: una certa precarietà, è stata una vita precaria di qua e di là attraverso tanti lavori, un'attenzione a Dio e agli ultimi, era molto credente Van Gogh, e addirittura ebbe un'esperienza predicazione in Belgio ai minatori, aveva questa fede che ne guidò soprattutto in gioventù le mosse. Però anche in questo campo una fede che si manifestava in maniera molto strana e che non veniva apprezzata come forse avrebbe voluto. Un'altra caratteristica è il successo in vita. Come artista, se lo dovessimo giudicare dalle vendite fatte durante la vita, era un fallito. Perché? Ma perché era troppo avanti, probabilmente. Era un precorritore dei tempi e quindi non apprezzato dai contemporanei, anche perché non sapeva approfittare dei rapporti che aveva. La sua famiglia era una famiglia di mercanti d'arte,
suo fratello Theo gli procurò un lavoro a Londra come importatore ed esportatore di opere d'arte. Quindi, meglio piazzato di così per poter vendere i suoi quadri, eppure non vendette quasi nulla. Infine, una caratteristica per la quale è notissimo è la sua malattia mentale. Non è ancora stato capito quale tipo di malattia mentale affliggesse Van Gogh. Due episodi hanno caratterizzato la malattia mentale di Van Gogh. Quando viveva all'Aia, ancora giovane, si innamorò di una cugina, la famiglia lo criticò molto e allora lui, per protestare, mise una mano sul fuoco. Questa è la prima manifestazione un po' eccentrica di quest'uomo. E poi il famoso episodio del taglio dell'orecchio. Quando viveva nel sud della Francia, nella splendida città di Arles, condivideva una stanza assieme a un altro grande pittore, Paul Gauguin, e a un certo punto litigò con Gauguin e non si sa il perché, non si sa come, per protestare durante questo litigio con Gauguin, si tagliò un orecchio. Alcuni dei suoi autoritratti, ne fece molti, lo rappresentano con la benda che gli copre l'orecchio. Un'altra tara che lo afflisse, ma questa era un po' una caratteristica generale di un certo ambiente artistico dell'Ottocento, soprattutto in Francia, l'alcol, soprattutto una bevanda che era di moda ai tempi, che è l'assenzio, e anche lui ogni tanto era un po' brillo. Questo dal punto di vista della biografia. Ragazzi, se ci sono domande o fatele pure, interrompetemi pure. Non ho intenzione di fare la conferenza e poi le domande. Mettiamolo come una chiacchierata. Se avete qualche curiosità, interrompetemi. Tanto non perdo il filo perché ho le diavole che mi indirizzano, quindi fate pure. Guardiamo ora il Van Gogh, sempre molto velocemente, come artista. Che cosa caratterizza l'arte di Van Gogh? È stato detto prima che fu un anticipatore dell'espressionismo. I colori, il tipo di pennellate. Mentre si cercava in precedenza di nascondere il segno della pennellata, l'immagine doveva essere abbastanza simile alla realtà. Qui invece Van Gogh esprime tutto il suo essere attraverso il segno della pennellata. Non gli importa che sia realistico quello che dipinge, ma lui trasmette una sensazione, trasmette magari con un linguaggio che piacerà molto a chi è mio di fronte in questo momento, trasmetteva delle vibrazioni. L'attenzione per gli ultimi, che era già emersa prima nella sua biografia, la si vede anche nel fatto che lui dipingeva spesso persone povere. Il suo primo grande quadro, prima ancora che però che maturasse la sua sensibilità per i colori, si intitola I mangiatori di patate e ritrae una tavolata di persone al desco familiare mentre mangiano patate. Altri aspetti, ha fatto molti ritratti di persone, di amici e colleghi pittori, ha fatto molti autoritratti, ha fatto paesaggi agresti con una predilezione per la natura di giugno e luglio, con i covoni, campi di grano, per vecchi edifici, ha rappresentato anche interni, è conosciutissimo per i suoi fiori. Il quadro che abbiamo visto prima nella seconda slide, I girasoli, penso che lo conosciate tutti. I cipressi, ne troveremo un quadro anche con un cipresso che casualmente ho trovato nell'ufficio della vostra preside, proprio dietro la sua scrivania. E ultimo, il cielo, le stelle.
Un'altra riflessione prima di partire con Van Gogh e le stelle. Questa non è di Proust, è di Vassili Kandinsky, un pittore e teorico dell'arte dei primi del Novecento. Pittore astratto, quel quadro che c'è di fianco di Kandinsky. Ogni opera d'arte è figlia del suo tempo. Tenete a mente questa frase, ogni opera d'arte è figlia del suo tempo. E spesso è madre dei nostri sentimenti, è quello che vi dicevo prima. Ogni nuova bellezza potrebbe sembrare deforme. Ciò che in essa non ha l'aspetto del passato è brutto. E questo è purtroppo il destino che successe a Van Gogh, perché le sue opere d'arte non venivano apprezzate proprio perché erano in anticipo sui loro tempi. Così successe anche un po' all'opera di altri pittori, all'astrattismo, eccetera, eccetera. Van Gogh e il cielo. Ma il cielo come compare nell'opera d'arte dell'Occidente? Allora, molto spesso il cielo non compare in maniera realistica nel cielo, nel quadro o no, nella pittura, compare in maniera idealizzata. I cicli d'arte che rappresentano il cielo nell'arte dell'umanesimo, del Rinascimento, sono idealizzati. Si preferiva rappresentare i segni zodiacali, si rappresentavano quindi leone, capricorno, scorpione, eccetera, eccetera, o i pianeti sotto forma di personaggi che li rappresentavano. Quindi, ad esempio, Saturno, in base alla mitologia romana e greca, Saturno lo si rappresentava come un vecchio, barbuto, col bastone, eccetera, eccetera. Non c'era una rappresentazione realistica del cielo. Gli episodi in cui si trovano avvenimenti astronomici riscontrabili sono pochissimi nell'arte occidentale prima di una determinata epoca, prima di Van Gogh. Il più antico è questo, del famoso Arazzo di Bayeux, che celebra la vittoria di Guglielmo il Conquistatore quando conquistò l'Inghilterra dopo la battaglia di Hastings nel 1066. Nel quarantennio successivo, non si sa bene quando, fu commissionata quest'opera lunghissima, che in realtà non è un arazzo, è una tela ricamata. È una tela ricamata, con i vari episodi della storia della conquista dell'Inghilterra e della battaglia di Hastings. Uno di questi episodi rappresenta delle persone che guardano il cielo e lo indicano, perché c'è un qualcosa che è una cometa. Infatti la cometa di Halley comparve esattamente nell'aprile del 1066, prima che Guglielmo Conquistatore invadesse l'Inghilterra partendo dalla Normandia. E questa è la prima rappresentazione di una cometa nell'arte occidentale. Come vedete non è realistica, è un po' strana, quell'attrezzo sembra più un'astronave o qualcosa, però è la cometa di Halley. Il bello di questa rappresentazione perché? Perché come succedeva ai tempi, le comete erano interpretate come presagi di qualcosa, di solito presagi negativi. E infatti la tavola successiva, che qui non è rappresentata, fa vedere il re Harold d'Inghilterra che è tutto mogio perché la cometa di Halley preannuncia che perderà la battaglia di Hastings. Passiamo a un'altra rappresentazione del cielo con un oggetto vero e proprio, non idealizzato, la famosa cometa di Giotto. Questa è l'adorazione dei magi agli Scroveni a Padova e quindi rappresenta quando l'Epifania, in pratica, quando i magi sono andati a rendere onore a Dio e come dicono a Gesù appena nato. I Vangeli parlano di una cometa, soprattutto uno pseudo Vangelo, cioè un Vangelo non canonico, quello di San Tommaso, parla di un grande chiarore nel cielo, una stella che provocò un grande chiarore nel cielo. Alcuni studiosi americani hanno detto
anche in questo caso è una nuova comparsa della cometa di Halley. Però questa attribuzione della cometa di Halley è stata un po' contestata, perché in effetti una cometa di Halley soprattutto appare nel cielo bianchissima, non con quel colore rosso come l'ha rappresentata Giotto. Quindi, d'accordo al realismo, ma può darsi che Giotto, più che rappresentare la cometa di Halley, che era comparsa nei cieli italiani qualche anno prima che dipingesse questo quadro, abbia idealizzato un po' questa comparsa. In Cina la cometa di Halley fu avvistata, abbiamo documenti cinesi, abbiamo documenti cinesi che parlano dell'avvistamento di questa cometa, però quelli correttamente dicono che era bianchissima, non era rossa come era rappresentata il nostro grande pittore. Allora, questi due esempi sono due esempi rari di rappresentazione corretta, più o meno, di oggetti celesti. Come vi dicevo, nell'arte occidentale il cielo viene sempre rappresentato, gli oggetti celesti, stelle, eccetera, vengono rappresentate in modo idealistico, un po' idealizzato. Scusate. Van Gogh, nelle sue opere d'arte, per quanto egli fosse accusato di essere un pittore quasi astratto, rappresenta correttamente la posizione degli astri che si presentavano davanti a lui quando lui era davanti a un cavalletto. Questa è l'Orsa Maggiore, rappresentata perfettamente nella Notte Stellata sul Rodano, dipinta ad Arles negli ultimi 3 anni della sua vita. Questo è del 1888, addirittura settembre 1888. Questa è l'interpretazione. Si vede un po' male, però con informatica si riesce tranquillamente, data una località, una direzione, a ricostruire esattamente l'aspetto del cielo in una precisa data del passato o del futuro. Una volta erano programmi molto costosi, adesso si trovano tranquillamente scaricabili da internet, addirittura ci sono delle app che si possono scaricare per il tablet che fanno queste cose. Qua è stato studiato il cielo della Notte Stellata che abbiamo visto prima e è stato ricostruito chiaramente le stelle dell'Orsa Maggiore. Di fianco un frammento da una lettera di Van Gogh al fratello Theo, in cui parlava proprio del gran carro e dei colori che voleva mettere. Un luccichino di rosa e verde sul campo blu cobalto del cielo stellato. Che belle parole, per me sono anche poesia queste parole. Altro quadro famosissimo: l'esterno del caffè di notte di Arles. Stelle, ok, ebbene gli studiosi hanno ricostruito che quelle stelle sono esattamente la costellazione dell'Acquario. Van Gogh rappresentava il cielo così come lo vedeva, non a caso. Un altro famosissimo quadro, Paesaggio con covoni e luna nascente. Io ho fatto delle diapo con dei commenti abbastanza lunghi, perché poi queste diapo io le lascio nel computer qua, e se le mie parole possono venire dimenticate, almeno avete un testo di riferimento. Allora, questa opera è stata datata con precisione. Era la posizione della luna al 13 luglio 1889, addirittura ore 21:08, quando la luna stava sorgendo da quel monte. Era possibile un'altra data per quella posizione, una data del 16 maggio,
ma gli studiosi però hanno detto se ci sono dei covoni il 16 maggio un po' presto, escludiamolo. Questo è l'approccio scientifico di cui vi parlavo prima, Questa è l'interpretazione del quadro fatta con le metodologie che vi dicevo prima. La posizione della Luna, esattamente come la si trova nel quadro di Van Gogh, e poi non si vede, ma c'è anche la posizione del Capricorno. Questo è il quadro che c'è nell'ufficio della vostra preside o dirigente scolastico. Io sono abituato con una terminologia antica. Strada con cipressi e cielo stellato. Avete sulla destra del cipresso, uno dei soggetti preferiti di Van Gogh, la Luna, rappresentata con un alone, come spesso capita di vedere la Luna, con un alone multicolore, per un fenomeno di aberrazione che egli ha rappresentato bene. Quei due corpi che vedete, uno abbastanza grande, sulla sinistra del cipresso, e poi ce n'è un altro piccolino quasi sul bordo del quadro. Allora, quelli sono Venere e Mercurio, esattamente come si trovavano quando il quadro fu dipinto. Addirittura erano in congiunzione, cioè erano abbastanza vicini, visibili contemporaneamente. Mercurio di solito si vede basso sull'orizzonte perché è vicino al Sole, correggimi se sbaglio. Tra le 19 e le 20 del 20 aprile 1890, è l'anno della sua morte. Guardate l'interpretazione, la Luna, si vede quel piccolo anello perché la Luna era poco visibile, era nuova, Venere e Mercurio, esattamente come le ha rappresentate Van Gogh. Altro quadro, Casa Bianca di notte, quadro che si conserva all'Ermitage ed è stato riscoperto solo negli anni 90 perché durante la guerra era sparito. Questo quadro negli anni 90 finalmente è stato ritrovato ed è ritornato a San Pietroburgo, dove era conservato prima della guerra. Probabilmente era stato messo in qualche ripostiglio segreto, perché sapete che San Pietroburgo, che all'epoca si chiamava Leningrado, subì un lunghissimo assedio da parte dei tedeschi, e allora si cercò di mettere a riparo le opere d'arte principali, ma poi si perse in memoria di dove erano state messe. Il corpo celeste che vedete sopra l'edificio bianco è Venere. Anche qui una datazione precisa, 16 giugno 1890, 40 giorni prima che Van Gogh morisse. Questa è l'interpretazione, vedete Venere ricostruita attraverso quei programmi tipo planetario, e qui le parole di Vincent Van Gogh in una lettera al fratello. Una casa bianca nella vegetazione con una stella nel cielo notturno e una luce arancione sulle finestre e una nota di tetro rosa. Vi faccio notare come nelle sue lettere la sua descrizione dei quadri riporti spesso la descrizione dei colori che usa. Ed ecco il quadro protagonista della nostra chiacchierata. Vi prego di pazientare ancora un po' là in fondo, ragazzi, ho quasi finito, cerco di essere veloce. Questo è il protagonista della presentazione. Questo è uno dei quadri più belli di Van Gogh e più famosi, Un'altra notte stellata. C'è la Luna, c'è un pianeta vicino all'ennesimo cipresso, è Venere, c'è una città sullo sfondo, è Arles, e poi ci sono delle strade pennellate al centro che sembrano fatte a caso. Confrontate adesso, prima c'è questo, notte stellata, e la descrizione, lo saltiamo questo, ve l'ho già detto io. Ecco l'interpretazione,
la Luna è esattamente come la reputo la Luna. Qui si vede molto bene perché le due, l'originale e l'interpretazione, sono messe proprio una di fianco all'altra. Avete la Luna, Venere vicino al cipresso, sullo sfondo della città. Cosa c'è in mezzo? Ed ecco la novità. Questa figura nella seconda metà dell'Ottocento fu famosissima. Era la prima rappresentazione di una galassia vortice, cioè di un oggetto celeste lontanissimo, scoperto attraverso un telescopio che era il più avanzato del mondo e si trovava in Irlanda. Fu la prima volta che si vide un corpo, un oggetto celeste lontano, non come una stellina come le altre, ma proprio con la sua struttura. In realtà si tratta di due galassie. Ce n'è un'altra più piccola sulla destra che fa parte dello stesso sistema, ma è parzialmente coperta da un braccio della galassia principale. Questa galassia vortice si chiama, per gli astronomi, M51. Allora, M51 è un sistema di classificazione che prende il nome da Charles Messier, che alla fine del Settecento cominciò a perlustrare il cielo e a classificare tutto ciò che vedeva. La galassia vortice ha un ruolo fondamentale nel quadro che stiamo analizzando. Allora, il fatto di guardare una galassia e di disegnarla, come fece William Parsons, conte di Ross, che aveva il suo proprio e costosissimo miglior telescopio del mondo perché era pieno di soldi, sarebbe rimasto lì se il disegno se lo fosse tenuto per sé. Ma l'epoca non era più quella che uno fa una scoperta e la tiene per sé o la comunica solo ad alcuni amici. Il disegno fatto dal conte di Ross della galassia vortice fu comunicato a tutti gli osservatori astronomici del mondo affinché anch'essi potessero fare la stessa osservazione. Questo, ragazzi, si chiama metodo scientifico. Condividere le conoscenze in modo che ciascuno, messo nelle stesse condizioni, possa fare la stessa osservazione. Non solo, ma quell'immagine che abbiamo visto divenne assai popolare perché in quell'epoca ci fu un'altra grande rivoluzione dovuta all'effetto dell'illuminismo, la divulgazione scientifica. Le conoscenze non se le tenevano più quei pochi privilegiati che ne avevano accesso, ma si cercò di diffonderle a livello popolare. L'immagine che abbiamo visto prima comparve in uno dei libri che nella seconda metà dell'Ottocento di scienza fu più diffuso in tutta la Francia, un libro che si chiamava significativamente L'astronomie populaire, l'astronomia popolare, scritta da un grande scienziato e anche editore, Camille Flammarion. Quel libro fu di diffusione amplissima in tutta la Francia, almeno nelle persone che sapevano leggere, non erano tantissime ma cominciavano a essere sempre di più, e quel quadro divenne un'icona popolare. Perché è bellissimo, perché un vortice affascina, ha una sua simmetria che rimane nella testa, c'è poco da fare. Questo disegno evidentemente era conosciuto anche da Van Gogh. Buongiorno ragazzi, accomodatevi pure, vi aspetto un secondo. Questa è la galassia vortice vista adesso, con gli strumenti adesso, dal telescopio spaziale Hubble. Anche con i nostri mezzi è sempre un oggetto fantastico, bellissimo. La parte più bianca è dove c'è più luce, dove si creano le stelle che poi man mano si diffondono nei bracci. La galassia gemella ma più piccola, la si vede, è quella sulla destra.
Ma come era stato possibile osservare la galassia Vortice così finalmente da vicino? Perché ragazzi, sì, la cosa diventa popolare, diventa un'icona del pop, direi, un'icona del momento, ma dietro c'è un progresso, dietro c'è della scienza. Velocemente, una rassegna di cosa era successo. Alla fine del Settecento la legge di gravitazione universale di Newton aveva scoperto che le leggi che regolano la caduta degli oggetti qua sulla Terra e il movimento dei corpi celesti sono le stesse. È una legge di gravitazione universale. Catalogo di Messier, quello che vi ho detto prima. Per la prima volta si cominciano a vedere oggetti che non sono solo i pianeti e le stelle, ma anche le galassie, e si comincia a distinguere qualcosa che di estremamente lontano. Sempre in quell'epoca, William Herschel scopre Urano grazie a un telescopio. È la prima volta che un nuovo pianeta viene scoperto ampliando le capacità visive naturali dell'uomo tramite un telescopio. 1838, Bessel misura per primo la parallasse e la distanza di un'altra stella. Si capisce che questi corpi non sono infinitamente lontani, perché se fossero infinitamente lontani, io li vedrei sempre nella stessa posizione, sempre con lo stesso angolo visuale, sia a giugno sia a dicembre. Invece io tra giugno e dicembre li vedo sotto angoli diversi. Ciò vuol dire che hanno una distanza finita e con un semplice calcolo trigonometrico io posso calcolare la distanza. Devo solo pazientare che la Terra compia il suo moto in modo da avere due angoli, due punti di osservazione diversi. Addirittura un progresso fantastico. Nel 1846, e qui c'è molto merito della matematica, lasciatemelo dire, si scopre Nettuno, esattamente dove si prevedeva di trovarlo, perché attraverso dei calcoli matematici si era capito che Urano si muoveva in maniera strana, aveva delle oscillazioni che non erano normali. Solo ammettendo che qualcosa ci fosse all'esterno e che influenzasse la sua orbita, si poteva ammettere quelle oscillazioni. Ebbene, queste oscillazioni spiegarono il perché, furono spiegate, cioè perché si trovò un pianeta la cui massa influenzava l'orbita di Nettuno, l'orbita di Urano. Quel pianeta fu chiamato Nettuno. Questo dal punto di vista scientifico. Un'altra cosa che era successa era, come vi ho accennato, la divulgazione scientifica. L'Ottocento è il secolo in cui finalmente anche le persone normali cominciano a essere informate di quello che succede nelle conquiste della scienza. Perché? Perché innanzitutto ci vuole la voglia di comunicare. Bisogna avere uno spirito per il quale tutti gli uomini sono uguali e hanno diritto all'accesso alla conoscenza. E questo nuovo spirito nacque con l'illuminismo. C'è poco da fare. Anche quando diciamo l'illuminismo terminò come diciamo, esperienza reale, quando morirono i suoi protagonisti, il suo spirito, la sua influenza continuò per tutto il secolo e continua tuttora, fortunatamente. Con l'illuminismo cominciò anche un'altra bellissima cosa, il prestigio dell'intellettuale scientifico. Prima, permettetemi, questa è una mia considerazione personale, prima solo gli umanisti diventavano importanti nelle corti, adesso finalmente incominciavano anche gli scienziati ad esserlo, perché si cominciava a capire il loro ruolo importantissimo. Una persona che, per quanto criticabile in molti aspetti, aveva capito questa cosa era Napoleone Bonaparte. Ma già quando era giovane, quando ha fatto l'impresa, la sua guerra d'Egitto, assieme alle armate si portò
tutta una banda di centinaia di scienziati che dovevano scavare, misurare, scoprire, fare questa terra. E alcuni tra i suoi consiglieri furono a lungo degli scienziati come Laplace. Quindi, sempre spirito dell'illuminismo, una persona che purtroppo perse la testa durante il terrore, Condorcet, uno dei protagonisti della prima fase della rivoluzione francese, una frase che io sottoscriverei e mediterei anche oggi: tutti gli errori di governo e sociali si basano su errori filosofici, i quali a loro volta derivano da errori nelle scienze naturali. In generale, qualsiasi autorità di qualsiasi natura, in qualunque modo acquisita e da chiunque posseduta, diventa un nemico naturale dell'istruzione. Frase tosta, eh? Frase che vuol dire, secondo Condorcet, che il potere ha paura di avere persone istruite che possano contestarlo. Valeva ai tempi, secondo me vale tuttora, e se ne vedono gli effetti. I progressi della chimica, della fisica, eccetera, poi furono incredibili nella prima metà dell'Ottocento. Fu l'epoca in cui si scoprirono moltissime sostanze chimiche, si scoprì il potere dell'elettricità, finalmente la macchina a vapore fu perfezionata attraverso delle leggi fisiche, si scoprì la termodinamica. Alla base di tutto ci furono progressi anche nella matematica, non dimentichiamolo, e ci furono appunto i libri di divulgazione. Ho quasi finito, siamo alla fine. Conclusioni. Abbiamo visto che ogni opera d'arte è figlia del suo tempo, ma lo è anche dal punto di vista scientifico. L'osservazione degli oggetti celesti fu migliorata dai progressi scientifici e da quelli tecnologici. Non ci fu solo un progresso di conoscenza e di matematica e di calcolo fisico, ci furono anche progressi nella costruzione degli strumenti per osservare il cielo. Sapete che uno dei più grossi problemi che avevano agli inizi quando guardavano il cielo è l'aberrazione, cioè quel fatto che io vedo l'oggetto bene solo al centro della mia lente, poi man mano che mi allontano lo vedo sempre più sfocato. Questa aberrazione può essere dare un effetto di sfocatura o anche mutare il colore, perché il colore, sapete, la luce è fatta da diverse radiazioni di frequenza diversa, corrispondenti a colori diversi, a seconda dello spessore o delle irregolarità della lente, vengono rifratte in maniera diversa e quindi il colore se ne va, il vero colore viene variato. Ultima cosa, nella seconda metà dell'Ottocento ebbe grande impulso la divulgazione scientifica a livello popolare. Van Gogh, grazie alla divulgazione scientifica, conobbe la galassia M51 e la mise nel suo famoso quadro tra la Luna e Venere. That's all, folks. Abbiamo finito.